Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome. Così Libera contro le mafie, che domani celebra la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il 21 marzo, il primo giorno di primavera, legato a quella rinascita della natura che è rinascita della verità, della giustizia sociale, dei valori di libertà. L'iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome. Dal 1996 ogni anno una città diversa, spiega Libera, un elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano recitare i nomi e cognomi come un interminabile rosario civile per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Ed il 21 marzo, dice ancora Libera contro le mafie, in tanti luoghi del nostro paese per un abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti, non dimenticando le vittime di stragi del terrorismo e del dovere, vengono ricordate così. Ed è il 1 marzo del 2017 che con un voto unanime la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge che istituisce e riconosce proprio il 21 marzo come giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. È una giornata di ricordo e di memoria, di denuncia ed è fortemente legata al confronto e alle testimonianze, perché davanti al dolore non si può non svegliare la speranza, quella per combattere per i diritti, quella per difendere i diritti. Ed è solo attraverso la memoria che si pianta e si coltiva il seme della speranza e della rinascita, ricordando le vittime delle mafie nelle piazze, nelle scuole, tutti insieme, adulti e ragazzi, associazioni, scuole, istituzioni e forze dell'ordine, che si diventa così testimoni della volontà di cambiare e di sancire il diritto alla verità. E quindi difendere anni di memoria e di impegno, anni di verità e di giustizia per le stragi e le vittime delle guerre di mafia. Perché c'è un dato terribile, oltre il 70% delle famiglie delle vittime non conosce la verità sulla morte dei propri cari e la memoria comune, la riflessione collettiva sanciscono con forza il diritto fondamentale e primario alla verità che ha un valore importante in uno Stato democratico. Tra le manifestazioni previste domani nell'Agro Sarnese Nocerino a Nocera Inferiore un momento di riflessione e preghiera al Parco Giochi Comunale di Via Rea. Ci sarà la messa a dimora di alcune piante in ricordo delle vittime innocenti di criminalità e poi la lettura di poesie da parte degli studenti. A Sarno iniziative anche nelle scuole, al comprensivo della scuola di Amicis Baccelli e della scuola Mendola.